Allora, qualcuno di voi sa da dove viene il cioccolato? Allora, proviene dalla pianta del cacao, che viene coltivata dove? Come avete detto? Dall'America, ok, dalla parte equatoriale. Perché? Perché lì c'è un clima favorevole per la crescita della pianta, ok? Va bene? Allora, su questa pianta c'è un frutto. Voi lo conoscete il frutto della pianta del cacao? Già l'avete visto? No? Allora, il frutto è questo qui. Come si chiama? Questa è la cabossa, ok? Cabossa. Questo è il frutto della pianta del cacao. Come funziona? Vedete tutti? Ovviamente può cambiare di dimensioni, di colore, in base alla stagione, dove viene coltivata e quant'altro, va bene? Vari colori, varie dimensioni. Allora, dalla cabossa, una volta raccolta dalla pianta, viene aperta e vengono estratti i semi all'interno. I semi della cabossa si chiamano, sono questi qua. Come si chiamano queste? Le fave di cacao, ok? Allora, questa è la parte principale, da qui non si butta niente. Quindi da qui partono tutti i processi per ricavare i vari ingredienti per realizzare appunto il cioccolato finale che voi mangiate. Mi sentite? Ok. Allora, sempre le pistacce secca. Che cosa succede? Che una volta estratti dal frutto sono fatti essiccare foglie di banane, va bene? Perché sono molto grandi per accogliere appunto tutti i semi che vengono poi esposti al sole, ai raggi solari, perché i raggi solari penetrano all'interno della cava e asciugano la parte umida del seme, ok? Questo è il primo procedimento che viene fatto. Dura una quarantina di giorni. Una volta asciugati, quindi tenuti al sole per il tempo necessario per farli essiccare, vengono raccolti per poi passare alla fase successiva. Qual è la fase successiva? Quella di macinazione. Va bene? Di queste fave di cacao raccolte appunto dalla cabocca, frutto che viene dalla pianta del cacao, vengono essiccati per poi passare alla fase di tostatura e macinazione. Questa fase serve per poter estrarre i due ingredienti principali. Va bene? Mi seguite? Ok, chiaro? Allora, quali sono i due ingredienti principali? Allora, la parte grassa, no, la parte grassa, all'interno lo zucchero non c'è, cioè la parte grassa che è questa qui bianca, che è il burro di cacao. Ci siamo? La vedete tutti anche dietro? E poi c'è la massa di cacao, va bene? Questa è amarissima, eh? Allora, vabbè, poi ovviamente si ottiene la polvere di cacao, quindi diciamo che dalla fava, dai semi del frutto, noi estraiamo gli ingredienti principali per poter realizzare il cioccolato, che sono la massa di cacao e il burro di cacao. Ora, che cosa andiamo ad aggiungere per poter mangiare, per avere il prodotto finale? Quindi massa di cacao, burro di cacao, poi secondo voi che cosa aggiungiamo? Anche. Allora, per avere un cioccolato fondente bisogna aggiungere zuccheri, perché anche il cioccolato fondente ha una percentuale di zuccheri. Quindi zuccheri e aromi, brava, come la vaniglia. Allora, una volta presi questi ingredienti, che cosa succede? Che bisogna passare alla fase di raffinazione.
Perché? Perché si devono amalgamare bene per sì che il prodotto finale risulti fluido e mangiabile, va bene? Quindi vengono raffinati per creare il cioccolato che deve risultare come risultato finale un composto fluido e setoso, va bene? Che... Allora, quindi così si ottiene ovviamente con una lavorazione prolungata più o meno di 60-70 ore, va bene? Quindi deve sempre lavorare. Una volta ottenuto il cioccolato, il cioccolato ovviamente che otteniamo è questo qui, voi lo conoscete, no? Questo è il cioccolato, quindi il risultato finale. Adesso per avere ovviamente il cioccolato può essere fondente, può essere al latte, può essere bianco. Secondo voi, per avere un cioccolato al latte, quale ingrediente? No, voi lo sapete che il cioccolato non può avere, non possiamo aggiungere liquidi, quindi diciamo che il latte bisogna aggiungerlo in polvere, quindi c'è l'aggiunta di latte in polvere, ok? Ora vi faccio un'altra domanda. Se vogliamo invece ottenere un cioccolato bianco, va bene? Come si ottiene il cioccolato bianco? La vaniglia e gli aromi, abbiamo detto che a prescindere ci sono. Il latte in polvere c'è, però ovviamente noi sappiamo che per realizzare il cioccolato bianco principali che sono burro di cacao e massa di cacao. Quale tra questi due bisogna togliere per avere un cioccolato bianco? La massa di cacao, perché il cioccolato bianco non ce l'ha questo colore, non ha un sapore amaro, quindi andiamo a togliere massa e quindi introduciamo latte in polvere, zucchero e che cosa? Il burro di cacao, quindi otteniamo appunto questo. Allora, una volta fatto ciò, abbiamo il cioccolato. Questo cioccolato deve essere poi smistato e spedito a chi ovviamente deve fare una lavorazione per avere un risultato finale, cioè cioccolatini, tavolette di cioccolato, uova di Pasqua e quant'altro, va bene? Viene indurito o in pezzi, in tavolette doppie grandi di cioccolato o altrimenti in tipo soldini, gocce di cioccolato. Adesso li faccio vedere, ok? Bene? Allora, fatto ciò, sì, solo vedere questo. Allora, se state in silenzio, vedete che un buon cioccolato deve, quando lo spezziamo, deve essere abbastanza croccante. Quindi adesso, se state in silenzio, appoggio il microfono e vi faccio sentire il tac che un buon cioccolato deve fare al momento di spezzarlo, ok? Mi seguite? Viene spedito ai pasticceri, a chi deve lavorarlo. Che cosa avviene? Che a questo punto il cioccolato si prende così e ha bisogno di essere sciolto nuovamente. Perché? Perché lo vedete che questa è una base comunque biancastra, diciamo che all'occhio non è tanto invitante da mangiare. Allora bisogna lavorarlo e portarlo a una temperatura adeguata per poter avere un prodotto lucido e per avere una tavoletta di cioccolato che si può mangiare, che anche all'occhio diciamo risulta gustosa. Quindi tale processo viene fatto con temperaggio. Vabbè, oggi il temperaggio, la maggior parte delle pasticcerie, delle industrie, delle fabbriche viene fatto con le temperatrici.
però c'è chi lo fa a mano. Va bene, come viene fatto a mano? Viene sciolto il cioccolato a 45 gradi. Una volta sciolto viene prelevato 3 quarti di parte di cioccolato e viene versato possibilmente su un piano di marmo. Perché di marmo? Perché il marmo ha 5 gradi in meno rispetto alle altre superfici, quindi viene raffreddato più velocemente. Ovviamente con l'aiuto delle spatole c'è un movimento che si fa, si muove il cioccolato da sopra la superficie entrando le spatole e si riesce a portare, si deve raffreddare a una temperatura più o meno di 30-31 gradi. Si prende poi il cioccolato e si rimischia portandolo poi a fine temperatura più o meno di 27-28 gradi, poi dipende dal cioccolato. Fatto ciò si possono creare tutte le forme che vogliamo, tavolette, cioccolatini e quant'altro. Ho bisogno delle forme, ci sono forme in silicone che sono molto morbide, più semplici diciamo a volte da usare, oppure queste rigide in policarbonato, va bene? Mi sa che le avete mai viste voi? Tutorial. Ok, una volta messi qua, che cosa succede? Che il cioccolato da liquido ha bisogno di cristallizzare. Che significa cristallizzare? Vuol dire raffreddare! Di raffreddare, di indurirsi. Quindi ovviamente ci vuole un poco di tempo per fare tutto ciò. E bisogna ovviamente una tempistica da rispettare, va bene? Quindi da qui poi escono i cioccolati. Allora, se ora fate bravi e mi seguite, vi faccio vedere come passa allo stato solido. Ora sciolgo un poco di cioccolato nel microonde, ok? A voi piacciono i marshmallow? Sì! Li volete col cioccolato? Allora mettetevi dietro la pedana, non andate oltre che vi potete far male, attenzione lì alla ripresa. Allora, io ho sciolto il cioccolato al microonde. Mi sentite? Un poco di silenzio, su. Se fate, però dovete fare i bravi, eh? Se iniziamo ad asciugare, ovviamente non riusciamo adesso a vedere il risultato finale che ci vuole un po' di tempo per farli raffreddare, va bene? Allora io mi sono anticipata e li ho fatti per tutti, ok? Va bene?
Allora, questi in base alla temperatura ovviamente hanno bisogno di, del loro tempo per potersi raffreddare e diventare così. Guardate, ve li faccio vedere. Vedete? Allora, qui il cioccolato, se lo alziamo è ancora liquido, ha bisogno di temperature più fredde per raffreddarsi e di più tempo. Questi li ho anticipati io, quindi sono pronti. Se vi mettete in fila, ovviamente vi, ve li do. Li mangiate, li gustate. L'unica cosa, raccomandazione, che quando ve li do passate indietro e fate spazio ai bambini che non li hanno avuti, ok? Vi organizzate? Ok, andate. Questo corso